Ma intanto il dato clamoroso dell'astensionismo dice che il disincanto, la disaffezione nei confronti del voto e dei partiti è un dato su cui bisognerebbe riflettere con grande attenzione. Coloro che dicono che ha vinto il governo delle larghe intese eh, dicono qualcosa di assolutamente paradossale perché credo che una parte dell'elettorato abbia deciso di astenersi dalle urne proprio perché... Quello che è accaduto ha un sapore amaro, beffardo: eh, le coalizioni che si contrappongono a un certo punto cogestiscono il governo. Eh, noi dobbiamo dire la verità: l'astenzione ha vinto, e poi il centro-sinistra ha ricostruito la propria credibilità nelle città, nei territori. Ignazio Marino a Roma ha battuto la destra di Alemanno ed è stata soprattutto la città di Roma che si è ribellata a quella prigione di degrado e di sporcizia che le era stato costruito in questi anni.